Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo. Intricati affreschi coprono quasi ogni superficie di questa basilica. Questa chiesa del XII secolo è uno degli edifici più incredibili da visitare. La ricchezza, il dettaglio, la devozione delle arti figurative, gli affreschi colorati, gli intricati arazzi, i busti, le statue adornano ogni superficie, dal pavimento fino al soffitto. Si raggiunge la Basilica di Santa Maria Maggiore passando il porticato del Palazzo della Ragione. Siamo in Piazza Duomo, dove ci sono anche gli altri due edifici religiosi importanti della Cappella Colleoni e del Duomo, appunto, e poi c'è anche Battistero. Questa piazza è simbolo del potere religioso. La chiesa di Santa Maria Maggiore è l'edificio più importante della piazza e più importante di Bergamo e deve la sua costruzione a un voto contro la peste fatto dagli abitanti nel 1133. Quindi il vero Duomo è quello di Sant'Alessandro, che si trova attaccato al Palazzo della Ragione, ma di fatto i bergamaschi sono più affezionati da sempre a Santa Maria Maggiore. Si caratterizza per la mancanza di una porta d'ingresso sulla facciata centrale, compensata però da quattro splendide porte di accesso laterali. A sinistra è quella appunto che dà sulla Piazza Duomo, la porta con il protiro dei leoni rossi. A sinistra di questa, a ridosso dell'abside, l'ingresso secondario. Piazza Duomo è sempre stata piazza però anche di commerci. Quindi tra le due porte sono ancora visibili le antiche misure di Bergamo, il Capitium Communis Pergami, di 2,5 metri circa, era una misura che serviva per commerciare, per comprare e per vendere. E lo stesso poi c'è il Brachium, che invece è una misura di circa 0,5 metri. I commercianti di tessuti della piazza dovevano rigidamente attenersi per le misure a questi due punti di riferimento, del Capitium Communis Pergami e del Brachium. Le altre due porte sono quella dei Leoni Bianchi, con un protiro di Giovanni da Campione, e la porta della Fontana, accanto alla fontana di Antescolis. Nell'interno una bella crocifissione di Ludwig van Schoor e il passaggio del Mar Rosso di Luca Giordano. In fondo c'è il monumento funebre, dovrebbe essere lì, di Gaetano Donizetti e il monumento funebre di Simone Mair, maestro di musica di Donizetti. Assolutamente imperdibili le tarsie del coro di Santa Maria Maggiore. Quelle tarsie, vedi dove c'è l'altare? Realizzate tra il 1524 e il 1533 da Giovan Francesco Capoferri su disegno di Lorenzo Lotto. Ecco, queste tarsie hanno una particolarità straordinaria. Cioè Lorenzo Lotto era un grande umanista. E allora, accanto alla narrazione biblica, in queste tarsie si possono intravedere spunti dai testi alchemici, dai testi della magia medievale, dagli erbari. Lotto era appassionato di cultura scientifica medievale e riempie ogni passaggio di questo racconto biblico con una simbologia che non è sempre di carattere religioso, ma anche alchemico, e quindi questo è un esempio di sincretismo umanistico rinascimentale, perché ci possono essere chiavi di lettura diverse, esattamente come nelle opere praticamente contemporanee più o meno di Leonardo da Vinci. Questa è un'opera quindi non solo medievale ma anche rinascimentale e poi barocca, perché è chiaro che nei secoli questa chiesa è stata arricchita,
Abbiamo visto, per esempio, quei portali sono chiaramente medievali, ma questi interni, come vedi, sono anche decisamente barocchi. Non dobbiamo assolutamente dimenticare i 26 arazzi con le storie di Cristo, credo, perché io vedo qua un'annunciazione, e la Natività, esatto, e la Crocifissione, che sono veramente straordinari, sono stupendi. E non dimenticarti di dare uno sguardo in alto per questa cupola tutta quanta affrescata, è un vero e proprio gioiello.